Buongiorno a tutti! Quanto tempo è che non facciamo un vlog? Tantissimo. E quindi oggi, visto che è il mio, chiamiamolo così, primo giorno di vacanze, anche se è domenica e sono iniziata in teoria ieri, praticamente ho risistemato la camera, ho risistemato la mia vita un po' in generale, perché era un macello. E quindi oggi mi dedico a voi, in tutti i sensi, perché devo editare un sacco di video che ho girato settimana scorsa e poi volevo andarmene al cinema, telefono alla mano, devo vedere che film ci sono. Mamma mia, ci risiamo, questo mi ispira. E quindi sarebbe troppo figo, lo aspetto da 10 anni più o meno il seguito. Comunque adesso, visto che sono le 11, io direi di iniziare bene e fare colazione. Non so che cosa ci sia onestamente. Prendiamo i miei soliti cereali preferiti, che in realtà mia madre si è sbagliata a prendere perché io li mangio soltanto fondente. Questo c'è, cioè, questo se mangiamo. Raga, fa un caldo questi giorni a Roma che non potete minimamente capire. Disagio anche soltanto di mettere piede fuori casa per 1, 2, 3 ore. A me viene l'ansia, ad esempio. Non vedo l'ora passi questa settimana. Intanto stavo prendendo la mia ciotolina per andare in vacanza in un posto diverso, fare tante foto, leggere tanti libri, perché lo sapete che io d'estate, col fatto che non mi metto a prendere il sole, sto sotto l'ombra, l'unica cosa che faccio è leggere i libri sul Kindle e ciao, e ne leggo a quantità industriali anche in una settimana perché faccio solo quello. Quest'anno mi sono lasciata da parte anche la nuova stagione di Orange is the New Black, così alterno. Quindi prendiamo il latte e semaglia. Guardate cosa ho beccato in TV. Questo è Storage Wars Canada. Sono tipo quelli che comprano i box con le cose degli altri e poi così vanno a culetto e si beccano i soldi. È una figata epica. Quindi adesso me lo guardo ben benino. Allora, mi sono messa il mio vestitino da casa, così adesso comincio a fare un po' di cose. Poi volevo legarmi i capelli. Come vedete, ultimamente li lascio così in nature, però fanno un po' caldino. Cercherò più o meno di accroccarli, anche se qua dietro, come vedete, non riesco a prenderli. E poi mi devo lavare i denti, così posso rimettere l'Invisalign. Moltissime, moltissime mi state chiedendo informazioni. Quando finirò il percorso, poi vi farò un video di esperienza, vi racchiudo tutto quanto. Però vi posso dire che per ora mi sto trovando bene, senza problemi. Tra l'altro, ieri sera stavo proprio riguardando un mio vecchio video, parlavo proprio storta. Invece adesso, anche quando non ci faccio più caso, c'è ancora una parvenza, no? Stortezza, non so come dire. Però va molto meglio, tipo 10.000 volte meglio. Ed è pazzesco. Tra l'altro, ieri proprio, perché io la cambio ogni sabato, ho cambiato e sono passata alla 11ª mascherina. E io in tutto ne devo portare 15. Quindi il percorso in teoria è quasi finito. Vedremo poi dopo cosa ci toccherà fare. Comunque, appunto, mi vado a lavare i denti. Poi questo è super semplice da mettere. Parte superiore, perché io li ho tutti e due. Dovete spingere bene. Ora comincerò a parlare con la F. Perfetto. Allora, mi sono messa a rimettere a posto alcuni cassetti della cassettiera già da ieri e ho fatto un piccolo change. Qui sopra ho messo tutti i rossetti che dovevano essere sistemati e qui ho messo i fondotinta. Le palette, visto che non mi entravano più lì, le ho dovute mettere in questi cassettini qua. Quindi ho sistemato qua così, lì la parte viso, qua le cose di Mulac e l'altro invece, no, non è questo, è questo. E qui tutte quelle occhi. Giusto qualche palettina. Ma sono contenta, così riesco a trovarle tutte, le riesco a usarle tutte. Questo qui l'ho liberato, cioè questa qui grande e questa vuota. Questo invece è il mio cassetto casino, che adesso dovrò mettere a posto. Insieme a mettere a posto questi cassettini qua, perché sono disastrosi. Nel mentre ho messo la mia musica. E poi devo mettere a posto tutto questa cosa qui, che sono alcune cose dell'accademia. Queste sono le cose di effetti speciali. Anche lì dietro, qui c'è la calotta che ho messo in forma su un palloncino per riuscire a togliere quelle cose che non riesco comunque a togliere, perché il 29 di agosto ho l'esame. Ok, ho finito l'80% delle cose che dovevo fare. Qui dentro ci sono tutte le robe che devo regalare alle mie amichette e a chi le vorrà. È un botto di roba, raga. È tutta roba che ho tolto, nuova, praticamente quasi mai aperta se non davvero pochissime cose. Queste sono le cose invece che ho aperto, ho messo a posto nei cassettini. Questo è vuoto. Vi faccio dare una rapida occhiata. Qui ho rimesso a posto
tutti i cassettini. Presto vi farò un update della makeup collection, semmai la firmo proprio oggi che è già in ordine, vediamo. Tra l'altro nei cassetti ho trovato questa, che praticamente io pensavo di essermela persa, ed è questa crema corpo dell'Origins allo zenzero. Allora, io ho scoperto una nuova ossessione per lo zenzero, non pensavo, prima lo odiavo, invece da quando ho cominciato a bere le tisane, non so, le mie papille gustative si sono un po' adattate al gusto e lo amo. Questa crema è una roba pazzesca, ragazzi. Io ho un problema alle braccia e alle gambe, cioè sono secchissime. Tipo questa bomba, se la trovate, provatela, anche solo annusatela, perché sa troppo di caramelle alla Coca-Cola, come dice mia sorella. Adesso mi manca da mettere a posto questo coso qua, chiamiamolo coso invece di casino, magari mi sento un pochino meglio. E poi devo andare al bagno a sistemare invece tutto il resto. E visto che ogni tanto qualche curioso mi chiede: ma che cosa utilizzi in accademia? Che cosa ti porti? Adesso vi faccio vedere queste mie cose degli effetti speciali. Ciao. Buongiorno a tutti. E quindi vi faccio un pochino vedere, perché sono cose che sicuramente qua su YouTube vedete poco, perché se siete amanti del make-up sicuramente non le utilizzate. Però magari per chi si vuole avvicinare agli effetti speciali vi faccio vedere qualcosina. Anche perché io sono entrata in accademia con l'idea di proseguire con il beauty, moda, espose, eccetera eccetera, ma il cinema ha preso un pezzetto del mio cuore, quindi vi faccio vedere. Logicamente queste cose che vi faccio vedere adesso non sono tutte, perché le altre sono sotto il letto, quindi ve ne faccio vedere giusto una parte, quella che poi fondamentalmente utilizzo di più. Allora, primo sacchettino, perché poi io mi divido tutto quanto. Una delle prime cose che vi faccio vedere è questa, che in realtà si utilizza anche nel beauty ed è una tavolettina per mischiare fondotinta, cremine e cose varie. Poi questo, uno dei primi cosi che probabilmente non conoscerete, o meglio non tutti, è il Proceed, che tra l'altro tutte queste cose costano una marea, però dettagli. E quella lì è una colla, detta banalmente, ma serve per un po' di cose. Qui c'è tutta la mia sacchettina che di solito mi porto, dove c'è una pinzettina, poi abbiamo delle spugnette di gomma piuma, queste per il lattice, i packs, acrilici, eccetera, pezzetto di spugna di mare, i pennelli da Flick che servono per fare questa operazione qua, e sono tipo quelli da pittura presi dal cinese, un pochino duri, servono per ricreare la texture con i colori ad alcol, che sono queste. Io almeno ho due palettine per ora, perché anche queste costano un pochino, quindi ne ho prese due. Una è della Skin Illustrator, proprio c'è scritto FX, è quella praticamente base, che adesso vi faccio leggere quanto costa. 70 euro. Ok, perfetto, noi l'abbiamo pagata al 50 nel kit, ma va sempre tanto. Sono questi, quelli sono primari e secondari, mentre questa l'ho presa io, della Jourdain, l'ho pagata da Makeup Beauty Emporium, mi pare si chiami il sito, 35 forse. E questa è la Fleshtone 2, come dice il nome, Fleshtone, quindi colori di pelle, e per fare le varie discromie, colori per le vene, eccetera. Io le amo queste palettine, sono fighissime. Vabbè, poi qui dentro altri pennellini, alcune cosette per scolpire e la spatolina. Poi vi faccio vedere qualche prodotto che ho dentro la mia coscettina con scritto il nome, che mi prendono sempre tutti in giro, ma la vorrebbero. Quindi, ok, ho 8000 boccettine di alcol. Non è l'alcol quello rosa che si usa tipo per disinfettare, ma è alcol isopropilico, che è quello trasparente. Serve per un sacco di cose, per i colori ad alcol, le palettine che vi ho fatto vedere prima, sfumare le protesi, ci si può fare un po' di tutto. Infatti ne ho anche, vedete, un'altra boccetta. Poi è un piccolo borotalco, vari puff, spugnette e altre cose così. Poi questo è il Bond Off, praticamente è uno struccante per tutte queste cose complicate da rimuovere, perché immaginate rimuovere la colla, che non è una semplice colla, ma il Proceed, che è super appiccicoso dalla pelle, il lattice, con quello è un po' più semplice. Ma ci vuole sempre qualcos'altro. Ad esempio è ottimo lo struccante, quello a base siliconico di MAC. Poi ho lo scab, questo è effetto denso. Poi ho anche questo, che è proprio di Studio 13, però è troppo
troppo finto come colore. Infatti, a noi ce l'hanno fatto mischiare con il cacao, così si scuriva perché sennò viene tipo arancione. Vasellina per scolpire le protesi. Questo, che è una cosa fighissima, è stata la scoperta della mia vita, cioè il Bondo. E questo è una miscela sempre fatta con il Proceed e una polvere che adesso mi sfugge il nome, forse di silice, non lo so. Comunque, con questo ci potete fare le ferite estemporanee, che sarebbero quelle fatte tipo al momento, una feritina al volo così, oppure ci potete riempire le protesi, stampi in silicone, come ad esempio avevo fatto io per l'esame di sporcature, ed è una figata. E poi basta, cioè in teoria queste sono le cose importanti, tra virgolette, ma per gli affix ce ne sono mille, mille, mille cose, quindi queste adesso le metterò tutte sotto il letto. Adesso appunto metto a posto queste, tra l'altro ci sono anche queste cosine di Mercy Handy, che sono shampoo secco e salviettine di quelle che tolgono il sebo. Sono una scoperta. Contate che lo shampoo secco di questo qua rosa l'ho già finito, utilizzato, ma queste salviettine sono una scoperta. Adesso vi faccio vedere queste gialle. In pratica c'è la scatolina che è in plastica, quindi lo potete mettere in borsetta e ciao. Lo aprite e c'è lo specchietto e questa spugnetta con la parte adesiva che voi togliete questa parte, prendete e tamponate. Mi sto trovando benissimo. Ogni confezione ne ha 50, quindi queste me le porterò sicuramente in vacanza. Tra l'altro non so neanche che ore sono. Perfetto! Sono quasi le 2. Il mio stomacchino richiama cibo. Ci ho messo una vita a mettere a posto sta cassettiera. E poi penso che pomeriggio andrò al cinema con mia madre. Alla fine si è deciso. A vedere Mamma Mia. Altra cosa che volevo fare un mini shop Asos. Volevo prendere queste robine, tra cui queste ciabattine, raga, guardate che pazzesche, rosa con la conchiglia, ciao. Questo che è un sabò, anche questo è scontato. La gonna, questa qui è carina, devo solo capire se è nera, ok. Nel caso poi la cosa bella di Asos è che posso rimandare tutto indietro. E queste che sono delle scarpine troppo fighe, mi fanno impazzire, so che magari a molte non piaceranno, ma le amo, guardate che fighe. Le voglio provare a prendere. Quindi facciamo l'ordine. Grazie per aver ordinato. Con tutti i soldi che ti lascio, Asos, una collaborazione che ci scappa così a caso non sarebbe male. Ok, ho fatto proprio un look to go velocissimo. Questa tinta peel off che faccio sulle sopracciglia. Il primo giorno è carina, poi comincia a diventare arancione. Quindi non fateci caso se vedete questo contrasto. Però questo è il risultato. Quindi mi beccate così. Poi ho messo un ombrettino di quelli liquidi nuovi di Nabla, che è fighissimo. Adesso ve lo faccio vedere. Labbra Velvet Teddy più il gloss di Rihanna di Fenty Beauty. Ho tamponato un po' di close up concealer sempre di Nabla, mascara tipo sporcato perché tanto ormai non ci perdo neanche più tempo. Vi faccio vedere l'ombrettino liquido. In realtà quelli della linea mi piacciono tutti, ma questo è Favola, si chiama Ethereal. Quindi pronti? Mi vesto. E andiamo. Eccoci qua, ho preso una ciossa, non si vedono Hai bene. qui un'elevata qualità della vita. Gli appartamenti Ciao. sono forniti di parcheggio. Ciao. E dopo il film stiamo andando un attimo al supermercato a prendere giusto due cose, poi a casa vi racconto bene del film perché ho pianto con una ragazzina. Quindi solo questo. Eccomi qua, pausetta, chiacchierata. Prima di tutto, aggiornamento dall'ombretto. Pazzesco, cioè mi piace tantissimo, penso io ci vivrò quest'estate, questo ombretto, vabbè, quest'estate, ormai l'estate è quasi finita, per me è appena iniziata, quindi direi bene. Comunque, ridendo e scherzando, si sono fatte le 8 quasi. Il film invece com'era? Allora, a parte che la parte più bella di tutto il film è la fine, cioè proprio l'ultimissimissima scena prima dei titoli di coda. Logicamente non vi darò nessun tipo di spoiler. Allora, vi dico che io non mi ero troppo documentata su questo film, ho visto i trailer, le scene, alcune delle scene cantate, perché comunque in America era già uscito, ma non pensavo trattasse di quello, cioè chi l'ha visto penso mi potrà capire. Sono rimasta un po' scioccata la notizia, però è un sacco carino. L'ultima tipo mezz'ora ho pianto con una ragazzina. Io ho un problema con un po'
tutti i film e le serie TV, cioè io piango sempre in continuazione, mi rendo conto di avere un serio problema e più che altro non so come risolverlo, non so se c'è una cura a questo, io piango anche se vedo il documentario di una formica in mezzo alla strada. Comunque, a parte questo, film stupendo, poi io so tutte le canzoni a memoria, quindi mi sentiva da me Dancing Queen. E il problema è che ero seduta vicino a una ragazza che era ancora più fomentata di me, quindi tipo a tratti ce la cantavamo a vicenda, no? Era fantastico. Mia madre lì tipo, oh mio Dio, sono uscita con lei. Però appunto molto molto carino. Vi do il mio voto come in ogni film, da 1 a 10 questo è un 8 e mezzo. Mi hanno fatto piangere troppo e quindi 8 e mezzo. Adesso, visto che sono quasi le 8, io direi che mi doccio, poi vado a prepararmi la cena. Il problema è che in tutto questo casino, tra prima e adesso, probabilmente non riuscirò a mettere a posto il bagno. Prima vi avevo detto sì, vado a mettere a posto il bagno. Niente. In più, prima mi sono messa ad editare un pezzettino di uno dei video che dovranno uscire in questa settimana. Se riesco, questo vlog lo faccio uscire. No, domani no, perché ho già un video. Magari mercoledì. Non lo so, vediamo. Comunque fatto sta che mi sto registrando un pochino di cose, così nella settimana in cui starò via ve le carico. Wendy, ti vediamo, mammina. Fatti vedere dal pubblico. Tu dici, mamma, ma non c'è nessuno. Ma in realtà siamo tanti, amore. Allora, io non so se è possibile amare ogni giorno che passa di più. Da 9 anni, ragazzi. Ma sei il mio cucci cucci. Sentite, l'amore è palpabile. Tra l'altro, non so voi, ma il mio attore preferito in Mamma Mia, sia nel primo sia in questo qui, è assolutamente e senza ombra di dubbio Colin Firth. Ho un'ossessione per lui. Poi fa sempre questi film dove è incravattato, no? Sempre in giacca e cravatta. Ma è troppo simpatico, secondo me, è davvero forte. E vabbè, più in questo film ci stava Cher, che è tipo, ciao ragazzi, avrò fatto tipo in tutto 8 minuti neanche di scena. Ma pazzesca, cioè, io non so se ha fatto un patto col diavolo. Si sarà fatto 8.000 operazioni chirurgiche, ma chi se ne frega, è sempre una bomba. Detto ciò, appunto, adesso vado a farmi la doccia. Come volevasi dimostrare, mi sono scordata di farvi vedere sia il pranzo sia la cena. Ma vi posso assicurare che oggi ho mangiato. Però col fatto che era da un po' che non vloggavo, mi sono un po' scordata quello che si deve far vedere. Quindi vi faccio vedere il mio bibitone serale, che è Coca-Cola e acqua. Metà Coca-Cola, no, meno Coca-Cola e acqua. Io ho sempre bevuto la Coca-Cola mischiata all'acqua, non riesco a berla da sola, lo so, fa un po' strano, però that's it. Adesso sono le 10, abbiamo cenato tardissimo, quindi io penso proprio che vi saluterò qua, anche perché oggi abbiamo parlato tanto tanto tanto. Domani metterò ad editarlo e poi ci vedremo il più presto possibile. Quindi grazie per aver guardato questo vlog e ci vediamo al prossimo. Mi raccomando, ricordatevi, quest'estate non vi lascio da sole. Ciao!